convivenza tra i popoli. Diciamo che ormai la convivenza tra i popoli è qualcosa di necessario, cioè non possiamo pensare di essere un popolo, una nazione slegato dagli altri popoli, quindi senza noi questo rapporto con gli altri popoli è qualcosa di necessario, cioè non ne possiamo fare a meno. Il nostro mondo è fatto così, volente o nolente. Una volta, per esempio, c'era il fascismo. Pensate che Mussolini credeva che gli italiani potessero fare a meno degli altri. E effettivamente aveva cercato in tutti i modi di far produrre agli italiani tutto quello che serviva per gli italiani, senza neanche commerciare con gli altri stati, senza avere nessun tipo di rapporto, con gli altri stati. È la cosiddetta autarchia. Una cosa di questo genere oggi non sarebbe neanche realizzabile, neanche concepibile, no? Ci sono effettivamente certe volte degli stati in cui si cerca di riaffermare una certa identità e a tutti i costi di chiudere le frontiere, ma non ci riescono, perché oggi il mondo è globalizzato. Vuol dire quindi che queste frontiere, volente o nolente, sono cadute fra uno stato e l'altro. Rendiamoci conto di una cosa, anzitutto, che la storia dell'uomo è una storia di migrazioni, cioè l'uomo si è spostato da sempre. Quando voi studierete con la professoressa proprio le origini dell'uomo, già studierete questo, che l'uomo dall'Africa, dove è nato, poi dopo si è spostato, è andato in Europa, è andato negli altri continenti, ha continuato a spostarsi. E poi quando studierete dei nomadi e delle varie popolazioni, gli indoeuropei, eccetera, che si sono spostati, approfondirete questo discorso. Noi italiani stessi ci siamo spostati nei decenni e nei secoli precedenti. È bravissima! Enea è un'immigrata, no? Nel senso che allora, se noi andiamo a vedere le nostre origini, scopriamo che anche noi non proveniamo dall'Italia, nel senso che, non so se lo sapete, ma gli antenati dei Lombardi erano dei Galli, cioè delle popolazioni indoeuropee che si spostavano, erano delle tribù guerriere bellicose che venivano da regioni lontanissime, no? Erano anche appunto degli indoeuropei, quindi venivano dall'Asia, si può dire. Quindi, tutti quanti noi siamo degli immigrati, siamo il frutto di immigrazione. Gli stessi latini, romani, erano degli indoeuropei, anche loro erano quindi giunti, erano frutto di immigrazione. Poi studierete i greci, gli achei, si erano spostati dal 2000 avanti. Quando studierete gli Achei, studierete che nel 2000 i Micenei, gli Achei, i Micenei, si erano spostati nel 2000, erano arrivati in Grecia. I Dori si erano spostati nel 1200, altri indoeuropei che erano migrati. Insomma, siamo tutti frutto di migrazioni. Noi stessi italiani ci siamo spostati, eravamo emigrati, cioè, diciamo, c'era un fenomeno di emigrazione degli italiani tra l'800 e il 900. Quindi tantissimi di noi, ad esempio i Veneti, piuttosto che i Lucani, sono andati in America, piuttosto che in Australia, piuttosto che in Sud America, Argentina, eccetera, no? Anche i piemontesi, no? Bergoglio, il papà del Papa, era stato costretto per questioni economiche a lasciare l'Italia ed andare in Argentina. Non so se lo sapevate questa cosa, no? La nonna di Bergoglio era ancora in Italia, cioè ai parenti qua in Piemonte, per dire quindi che siamo tutti noi il frutto di immigrazione. Attenzione però, il fatto di migrare, di spostarsi, eccetera, è sicuramente dà la possibilità di cambiare, di migliorare, di crescere, eccetera, ma genera delle tensioni, perché noi arriviamo magari in un posto in cui ci sono determinate tradizioni, modi di fare, eccetera, e quindi se vogliamo imporre i nostri modi di fare. Insomma, da una parte chi arriva dice: "Oh, ma io ho un altro modo di fare completamente diverso" e non vuole adeguarsi. Dall'altra parte chi è lì già da tanto tempo in un territorio vuole imporre la sua cultura, le sue tradizioni a chi è arrivato da poco tempo. Si creano evidentemente quindi anche delle tensioni. Quindi queste migrazioni comunque non sono indolori, ecco. Si creano dei fenomeni abbastanza complessi, complicati.
Che cosa sta avvenendo in Italia? Lo vedremo poi leggendo un articolo di giornale più approfondito sull'argomento. Sta avvenendo che negli ultimi anni noi siamo oggetto di immigrazione. Se una volta noi eravamo emigrati, quindi ci spostavamo dal nostro paese, andavamo, dicevamo, in America, del sud e del nord, in Australia, eccetera. Adesso invece siamo sottoposti a un fenomeno di immigrazione, cioè ci sono altre popolazioni che vengono da noi. Per esempio, ci sono popolazioni che vengono da noi per questioni economiche, avrebbero difficoltà a vivere nel paese di origine, oppure vengono da noi per questioni politiche, sono stati cacciati, esiliati, dal loro paese, perché c'è la guerra nel loro paese. Proprio ieri stavo, leggendo della guerra nel Congo, che purtroppo è una realtà che noi non conosciamo, ma ci sono milioni e milioni di persone che sono morte in questi ultimi anni per la guerra in quel paese. E allora arrivano queste persone nel nostro paese, alcuni di voi anche se sono di origine straniera, ci arricchiscono e ci danno un apporto fondamentale, perché noi per esempio abbiamo come italiani, abbiamo una popolazione di vecchi, una popolazione che sta invecchiando sempre di più. No, chiaro, chiaro, sì, d'accordo, d'accordo, no, non stiamo parlando di... no, di voi, anzi, anzi. Anch'io mi sento giovane, no, assolutamente. Io sto parlando di statistiche, cioè vale a dire dell'età media delle persone in questo paese è un'età media che sta avanzando parecchio, ecco. In Italia c'è la crescita zero, ci sono famiglie con pochi figli, eccetera, eccetera. Perché costa tanto mantenerli e per tantissimi altri problemi del genere. Però che cosa avviene quindi? Avviene che ad esempio gli italiani spesso cerchino di fare determinati lavori e snobbino determinati altri lavori. Ora che cosa succede? Succede che proprio le persone provenienti da altri paesi sono disposte, sono disponibili a fare questi lavori e quindi questa manodopera italiana che non c'è più ormai per certi lavori invece viene completata dalla manodopera proveniente da altri paesi, quindi pensiamo, non so, agli infermieri, alle collaboratrici domestiche, eccetera. Quindi per noi sono una ricchezza sicuramente queste persone provenienti da altri stranieri. D'altra parte loro ovviamente guadagnano dei soldi che poi magari possono arrivare anche nel loro paese di origine, magari sono degli uomini che hanno lasciato nel paese di origine la loro moglie, i loro figli. E quindi c'è questo continuo rapporto. A questo punto nasce una società completamente diversa da quella di qualche decennio fa, una società multiculturale dove non c'è più una sola cultura che si impone sulle altre, una società pluralistica. Ecco, questa è una società in cui si vengono integrati tutti, c'è un'integrazione di tutti quanti, si dà voce. Si dà diritto di parola, di espressione a tutti quanti. Una società multietnica, dove ci sono quindi più etnie, più popoli. Sicuramente noi dobbiamo scontare una certa paura del diverso. Tutto ciò che è diverso da noi, tutto ciò che è altro da noi, all'inizio ci fa paura. Siamo diffidenti nei loro confronti, li rifiutiamo, li escludiamo, siamo ostili e perfino razzisti. In questo caso però siamo anche ignoranti. Perché? Perché se noi studiassimo, diciamo così, la storia, diciamo così, sapremmo che non esistono le razze. Perché noi apparteniamo tutti quanti alla stessa stirpe dell'Homo sapiens sapiens. E quindi le razze non hanno una loro giustificazione scientifica. Allora dobbiamo istituire un nuovo rapporto tra identità e cittadinanza. L'identità è importante, sicuramente, ma non vuol dire che, cioè, noi dobbiamo allargare il concetto di cittadinanza, allargarlo a tutti i cittadini, insomma, a tutte le persone che poi lavorano e operano nel nostro paese. Così passiamo da una società multietnica a una società multiculturale e integrata, dove insomma tutti gli apporti di tutti sono ben accolti. Ecco, vediamo, adesso leggiamo una convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
che è stata scritta appunto nel 1995. C'è stato un incontro a Strasburgo dove c'è il Parlamento europeo praticamente, no? Insomma, si sono ritrovati i rappresentanti degli stati europei. Prima a Schengen hanno firmato un accordo e costituito un gruppo di lavoro denominato Laboratorio di Schengen. Poi c'è una convenzione del 90, il trattato di Maastricht del 92 e infine dicevamo questa convenzione del 95, firmata a Strasburgo nel febbraio del 95. L'Unione Europea ha approvato un progetto di integrazione multiculturale che vede l'immigrazione non come un problema, ma come una ricchezza e risorsa di civiltà. Leggiamo pertanto alcuni articoli tratti da questa convenzione per la protezione delle minoranze nazionali. Articolo 5. Le parti, che sono gli stati europei, ecco, si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni, il loro patrimonio culturale. Cioè, sostanzialmente, che cosa hanno detto gli stati europei quando si sono ritrovati? Hanno detto che in uno Stato potrebbe esserci una maggioranza che appartiene, ad esempio, ad una certa etnia, eccetera. Una maggioranza in quella nazione. Ora, questa maggioranza deve garantire però anche la presenza e i diritti delle minoranze. Se queste minoranze hanno un'altra religione, che si possano esprimere in quest'altra religione, possono esprimersi attraverso dei riti religiosi, oppure possono esprimersi nella loro lingua, le loro tradizioni, il loro patrimonio culturale, perché questo arricchisce, la nostra società, arricchisce anche il nostro Stato. Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale di integrazione, le parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli stati non possono cercare di assimilare il diverso, l'altro, l'immigrato, cioè di cancellare la loro cultura di origine, i loro costumi, i loro comportamenti che avevano nel paese da cui provengono. Devono anzi valorizzarli. Valorizzare questa ricchezza culturale, valorizzare questo loro modo di essere. Occorre che ci sia il pluralismo culturale. Abbiamo detto che la nostra deve essere una società multiculturale. E se c'è l'assimilazione, invece, assimilazione vuol dire che deve esserci una sola cultura e tutti quanti devono assimilarsi a questa. Non va bene questo. Invece bisogna cercare di valorizzare le varie culture. Quindi, evitare ogni pratica, ogni legge, ad esempio, comportamento, eccetera, tendente all'assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone. Gli stati devono proteggere queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione. Le parti si preoccuperanno di promuovere lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale. Che cos'è l'intercultura? Si parla di intercultura proprio quando ci sono più culture che si confrontano fra di loro e non si assimilano l'una, non viene la cultura più debole, in un certo senso, assimilata dalla cultura più forte, ma coesistono insieme. Quindi ricordiamoci queste parole, che sono parole, diciamo, chiave, per capire l'importanza della convivenza con gli altri popoli, l'importanza dell'integrazione. Adottare delle misure efficaci per favorire il rispetto e la comprensione reciproci e la cooperazione tra tutte le persone che vivono nel loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa. Rispetto nell'educazione, quindi vuol dire quando facciamo scuola, anzitutto. Rispetto nei giornali, nei mezzi di comunicazione. Rispettare l'identità etnica di questi popoli, culturale, linguistica, religiosa, quindi la loro lingua, la loro religione.
nell'ambito dell'educazione, della cultura, dei mezzi di comunicazione di massa, quindi dare a tutti la possibilità, l'opportunità di esprimersi anche nella loro lingua, se possibile. Le parti si impegnano, quindi gli stati, si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione. Quindi sono proprio, insomma, quegli atti in base ai quali dei comportamenti che negano alle persone i diritti, negano alle persone le opportunità, le capacità perché tu non puoi lavorare perché sei di quel colore là, perché sei nero, giallo, eccetera, eccetera. Queste sono delle discriminazioni belle e buone che devono essere assolutamente combattute. Poi ancora, potrebbero essere vittime di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa. Le parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua minoritaria. Quindi non è che se uno parla in un'altra lingua devi impedirglielo, anzi, devi dargli tutta la possibilità di esprimersi in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto. Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, allorché queste persone ne fanno richiesta e quest'ultima risponde a un reale bisogno, le parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile, delle condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative. Ah, scusate. Quando si tratta di fare un documento, eccetera, eccetera, no? Allora, generalmente, parlando, ad esempio, la nostra lingua è l'italiano, bisogna fare questo documento in italiano, eccetera. Se però ci troviamo in un posto, in una zona in cui una minoranza linguistica ha una certa rilevanza, allora dobbiamo dare l'opportunità a questa minoranza di fare documenti. Adesso vedremo, parleremo anche dei cartelli stradali, piuttosto che denominazioni delle città, eccetera, affissioni anche in quella lingua, cioè bisogna dare questa opportunità. Articolo 10,3. Le parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel più breve termine e in una lingua che ella comprende delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa portata contro di lei, nonché di difendersi in quest'ultima lingua, se necessario, con l'assistenza gratuita di un interprete. Ecco, un diritto che noi dobbiamo garantire ad una persona che non parla la nostra lingua. Se questa persona viene arrestata in Italia, ad esempio, capisce solamente il pakistano, poniamo. Bene, questa persona deve poter sapere perché è stata arrestata, glielo si deve spiegare nella sua lingua, quindi in lingua pakistana, e deve anche essere possibile che si difenda in quella lingua, quindi che ci sia un avvocato, un interprete nella sua lingua. Ancora, articolo 11. Le parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di presentare nella propria lingua minoritaria delle insegne, iscrizioni e altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico. Ad esempio, insegne di negozi possono essere in una lingua araba, cirillico, russo, cinese, perché questo è un diritto che noi riconosciamo, e proprio tutti quanti gli stati europei riconoscono dopo questa convenzione del 95. Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, ecco, proviamo a pensare in particolar modo adesso all'Alto Adige. Nell'Alto Adige ci sono comunità che parlano in lingua tedesca, germanofoni, oppure delle comunità di ladini, una lingua ladina. È una lingua di origine sempre latina, appunto ladino viene da latino, no? Ma che parlano alcuni nella Val Badia, per esempio, Val Gardena, Val Badia, eccetera. Noi dobbiamo garantire i loro diritti. Oppure ci sono comunità, per esempio nella Valle di Gressoney, di persone che parlano una lingua tedesca o proveniente dal tedesco, non precisamente tedesca però. Sono comunità, se non erro, di Valser, una cosa del genere. A Gressoney, ecco sì, sono di non parlano il francese. Invece,
sono diverse rispetto agli altri valdostani, per non parlare della Valle d'Aosta, insomma, no? Quindi che ha proprio una valle, insomma, in cui si parla più il francese che non l'italiano, eh. Per non parlare, insomma, di altre zone, di altre regioni. Ecco, ci sono poi delle comunità di albanesi già insediate anche addirittura da secoli nell'Italia meridionale, in alcuni paesi dell'Italia meridionale, eccetera. Bene, in queste regioni, tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti a una minoranza nazionale, le parti, cioè gli stati, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri stati, si sforzeranno, beh, nel caso in cui queste comunità minoritarie siano al confine fra uno Stato e l'altro, ci si può mettere d'accordo, lasciare a queste comunità tutta la possibilità di esprimersi nella loro lingua. Quindi si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria. Ecco, per esempio, se voi andate in Valbadia, addirittura il nome della cittadina è scritto sia in italiano, sia in tedesco, sia in ladino, e così tutte quante le altre indicazioni pubbliche, insomma, le altre pubblicazioni, allorché vi sia una sufficiente domanda per tale indicazione. Se qualcuno lo chiede, se qualcuno fa domanda di dare diritti, insomma, queste minoranze devono essere tutelate. Insomma, ripeto, non stiamo qui a parlare poi dell'autonomia che hanno le regioni come la Valle d'Aosta o l'Alto Adige, si può dire sin dall'inizio della storia della Repubblica Italiana, e tutte le garanzie e diritti che sono assegnate insomma, alle persone che sono nate in quelle regioni e che appartengono a queste minoranze linguistiche. Articolo 12. Le parti prenderanno, se necessario, misure nel settore dell'educazione, brava, bravissima, e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, quindi conoscere la cultura, il concetto, dicevamo, di intercultura, conoscere tante culture insieme, conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione di queste minoranze nazionali, così come della maggioranza, ovviamente. In questo contesto le parti offriranno specialmente delle possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, quindi possibilità di entrare in possesso e di capire i manuali scolastici. Quindi, ad esempio, noi abbiamo delle iniziative per cui se arriva una persona che non sa, che non conosce l'italiano, dobbiamo attivare dei corsi. Partecipare a dei corsi insieme all'ITC, ecco, queste persone devono partecipare a questi corsi perché devono essere messe in grado, ad esempio, di capire, di conoscere capire quello che stanno leggendo, sì? Sì? Beh, se arriva una persona da un paese straniero che non conosce l'italiano, sarà anzitutto lei a fare questo corso. Sì, deve partecipare a un corso di pomeriggio che si tiene all'ITC per imparare l'italiano per stranieri, per una persona proprio che sia arrivata da poco. Cercare comunque di facilitare il più possibile queste minoranze, questi immigrati, eccetera. E facilitare i contatti tra alunni ed insegnanti di comunità differenti. Le parti si impegnano a promuovere l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione. Ecco, pensate che, ad esempio, in Italia c'è una cosa abbastanza strana, singolare, adesso ve ne parlo perché è interessante da sapere. In base alla nostra legge, diciamo che una persona può arrivare nel nostro paese solo se ha determinate opportunità di lavoro, se ha una casa, eccetera, eccetera. Altrimenti è un immigrato clandestino. Ebbene, dovete sapere una cosa, che comunque, i figli degli immigrati clandestini, se hanno bisogno di istruzione, se devono andare a scuola,
Il preside e i professori li devono accogliere, anche se sono immigrati clandestini, devono fornire loro l'educazione, perché l'educazione alla scuola va al di là anche delle leggi, capite? E quindi, poi, vabbè, pensate che il preside, il dirigente, deve segnalare se un bambino, ad esempio, è un immigrato clandestino, solamente se non ha fatto le vaccinazioni, ma non segnalarlo perché è clandestino. Deve accoglierlo, la prima cosa che deve fare è deve accoglierlo a scuola, perché tutti hanno diritto allo studio, hanno diritto all'educazione. Poi dopo si penserà eventualmente. Poi tutti hanno diritto alla salute, ecco perché deve segnalare all'ASL che non, magari che non è vaccinato. Ecco, sì, che non è vaccinato. Ma non può cacciarlo via perché è figlio di un immigrato clandestino. Ma non se ne parla neanche. Assolutamente no. Noi dobbiamo garantire a tutti l'educazione, a tutti i livelli, per le persone appartenenti alle minoranze. Infine, le parti nell'articolo 17 si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere liberamente e pacificamente dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che si trovano regolarmente in altri stati. Ecco, quindi, per esempio, ci sono i vari internet, point e cose del genere che permettono alle persone, diciamo, immigrati di tenersi in contatto, oppure punti telefonici, sì? Sì? Chernobyl in Russia, no? Sì. E sono venuti qua, erano tipo clandestini, però comunque ci sono venuti, sembra. Ah, è possibile anche questo, sì. Poi, se è possibile, questi clandestini, è meglio se riusciamo a integrarli e a dare loro tutti i diritti. Certe volte ci sono degli immigrati clandestini che sono entrati clandestinamente in Italia, ma che ci hanno fatto grandi e importanti favori. Pensate che addirittura una volta c'era un immigrato clandestino che ha salvato la vita di una persona, di un italiano. Beh, è un fatto vero, eh? Quando un bambino è caduto nel fiume, esatto. C'era una persona che ha salvato questo bambino, eccetera, che non era in regola, diciamo, con i documenti, eccetera, che però è una persona che ha aiutato gli altri. Assolutamente. Oh. Ecco quindi che nel corso del tempo noi li abbiamo anche integrati. La vostra compagna voleva parlare in particolar modo di Chernobyl. Riguardo alla questione di Chernobyl, ci saranno state sicuramente delle persone che sono immigrate clandestinamente per andare via da una situazione così difficile, ma dovete sapere che nel nostro paese, a Cesano Boscone ad esempio, si sono accolti i bambini provenienti dalla Bielorussia, provenienti quindi appunto dalla zona di Chernobyl, per offrire loro almeno un mese all'anno, una sorta di mese di disintossicazione rispetto all'atmosfera, nei confronti dell'atmosfera che loro sono costretti, erano costretti a respirare in patria, sì? Delle persone che venivano da là, no, Sì, cioè, quando è è vero. successo, ed erano stati tipo anche un anno. Erano state anche un anno qua in Italia, anche perché appunto stare in quei posti, soprattutto quando le radiazioni erano nell'aria, vagavano nell'aria, era qualcosa che poteva mettere a rischio la vita, l'esistenza delle persone, dannosa. E quindi, per esempio, nel mio paese si accoglievano i bambini provenienti dalla Bielorussia, giusto per dire, quindi di come è importante aprirsi agli altri e offrire agli altri queste opportunità. Allora, adesso penso che l'atmosfera non sia più così contaminata, però purtroppo ci sono delle persone che hanno ancora delle ripercussioni da quelle radiazioni che sono state emesse. Era la fine degli anni Ottanta. Leggiamo adesso l'articolo: in Italia sempre più immigrati. Sarebbe un documento dell'Istat pubblicato sul quotidiano La Repubblica. Nel 2008, l'Istat è un istituto, appunto come dice Istat, è un acronimo che sta per Istituto di Statistica, un istituto nazionale che fa delle rilevazioni. Qua siamo fermi al 2008, quindi ormai siamo alla fine del 2013. Le cose sono andate avanti gradualmente, non in un modo così esponenziale, però gradualmente anche in questi ultimi anni il processo dell'immigrazione è aumentato ancora di più.
le cose che comunque sono scritte in questo articolo sono utili ancora, sostanzialmente valide anche per noi oggi. Che cosa si dice in questo articolo? Nel corso del 2008, quindi 5 anni fa, il numero degli immigrati presenti in Italia è aumentato del 13,4%. Più o meno le percentuali sono andate avanti nello stesso modo anche negli anni seguenti. Per un totale di 3.891.295 persone, quindi tra l'altro noi appunto abbiamo 4-5 milioni di immigrati, ma sono quelli irregolari e che, di cui sappiamo la loro presenza e viene certificata, mentre probabilmente ce ne sono altri appunto di cui non sappiamo neanche l'esistenza. Persone al 1 gennaio 2009 quindi erano meno di 4 milioni, oggi sono sicuramente più di 4 milioni. Sono questi gli ultimi dati diffusi dall'Istat sull'immigrazione, che parla di una crescita di stranieri ancora molto elevata, sebbene inferiore a quella registrata nel 2007. Ci sono stati dei picchi in alcuni anni, ad esempio a quanto pare il 2007. Poi però comunque l'immigrazione è continuata, magari in un modo più graduale, anche negli anni successivi. Gli afflussi dall'Unione Europea. L'aumento, rende noto l'Istat, è dovuto soprattutto all'immigrazione dai paesi che hanno aderito recentemente all'Unione Europea. Un più 24,5% è dovuto quindi a immigrati provenienti da paesi dell'Unione Europea, ma paesi che sono diventati dell'Unione Europea per ultimi, diciamo. Tra cui al primo posto si colloca la Romania. Nel complesso la comunità romena è quella più numerosa, 796.000 persone circa, pari al 20,5% del totale. Alcuni immigrati da paesi comunque dell'Unione Europea, come la Romania, sì? In genere i Rom sono immigrati clandestini. Infatti è proprio nella loro cultura di essere dei nomadi, di non avere né documenti, né certificazione e neanche di avere un lavoro. Insomma, fa parte della loro cultura. Sono nomadi e si spostano da un posto all'altro cercando di barcamenarsi in qualche modo. Quindi loro sicuramente fanno parte degli immigrati clandestini, anche se certe volte provengono da paesi europei comunque. Ecco, parliamo adesso dei paesi dell'est europeo non appartenenti all'Unione Europea. Notevole è anche l'aumento di immigrati provenienti dall'est europeo, non facenti parte dell'Unione Europea. Ad esempio paesi come la Moldavia, la Russia ovviamente, l'Ucraina, l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, il Montenegro. Oppure provenienti da paesi come la Serbia, la Croazia, la Macedonia, la Turchia, che hanno chiesto invece di entrare a far parte, la Croazia, la Macedonia e la Turchia hanno chiesto di entrare a far parte dell'Unione Europea. E siamo in fase di, diciamo, di analisi e di verifica, cioè che ci siano tutti i presupposti perché possano entrare. Anche per quel che riguarda i residenti, è l'Est a farla da padrone. È infatti da quell'area dell'Europa che proviene la metà dei cittadini non italiani. Di questi, un quarto è originario dei paesi di nuova adesione. Seguono quelli provenienti dal Marocco, più 10%, da paesi asiatici come Cina, India e Bangladesh, più 18%. Quindi sono in Italia immigrati molti dall'est europeo, quindi Romania e Albania sicuramente, ma non solo. Bulgaria anche, piuttosto che insomma altri paesi, anche dopo i conflitti che hanno travagliato l'ex Jugoslavia, sono arrivati in Italia moltissimi bosniaci, sloveni, eccetera. E poi dicevamo, dal Marocco, dalla Cina, dall'India, dal Bangladesh, dalle Filippine, per non parlare del Sud America, perché ci sono anche molti immigrati provenienti in Italia, provenienti da Sud America o dall'Africa. I residenti, sempre secondo la ricerca diffusa dall'Istat, gli immigrati rappresentano oggi il 6,5% della popolazione residente. All'inizio del 2008 erano il 5,8%. Su tutti i residenti con la cittadinanza straniera, quasi 519.000 sono nati in Italia, vale a dire il 13,3% dei stranieri presenti nel nostro paese. Quindi abbiamo degli immigrati,
ormai abbiamo dei migrati di prima, di seconda generazione. È chiaro che quelli di seconda generazione sono perfettamente integrati ormai all'interno del nostro paese. Nel 2008 i nuovi nati figli di immigrati sono stati 72.472. Noi siamo a un tasso zero di nascita, si può dire, no? Nel senso che gli italiani, le famiglie italiane non fanno più figli, eccetera. E ci sono quasi più diciamo, anziani che, non, che giovani, bambini, eccetera. E quindi arrivano e nascono molti proprio all'interno di queste famiglie di immigrati. Ad esempio, dicevamo, abbiamo appena letto, nel 2008 più di 70.000 bambini nati in queste famiglie di immigrati. La distribuzione sul territorio. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, oltre il 60% degli immigrati risiede nel nord Italia, dove ha trovato evidentemente da lavorare. Ecco, perché nel nord Italia, comunque, pensate ad esempio al nord-est, nelle fabbriche dei tessuti del nord-est, oppure nelle fabbriche in generale della Lombardia, hanno trovato quindi da lavorare. Oppure per il turismo in Romagna. Il 25% si trova al centro e il 12,8% vive a sud. Più che altro il sud è in genere una zona di passaggio, obbligato perché spesso arrivano dai barconi e sbarcano su a Lampedusa, esatto. E poi ci sono i centri di raccolta, ci sono dei centri di accoglienza di questi immigrati per dare loro, perché che non hanno magari neanche la possibilità di, sono ammalati, eccetera, per dare loro la possibilità di sopravvivere. Ecco, quindi stavamo dicendo lì c'è un centro di accoglienza e poi ci sono dei centri in cui temporaneamente si trovano questi immigrati perché dovrebbero ritornare nel loro paese di origine in base alla legge. La cittadinanza, è in crescita il numero di immigrati che acquisiscono la cittadinanza italiana. Allora, per acquisire la cittadinanza italiana, leggiamo. La legge numero 91 del 5 febbraio del 92 stabilisce che uno dei modi per acquisire la cittadinanza italiana è il matrimonio con un cittadino italiano. Quindi se un immigrato sposa una donna italiana, oppure un'immigrata sposa un uomo italiano, automaticamente acquisisce la cittadinanza italiana dopo 2 anni di residenza legale in Italia e dopo 3 anni se residente all'estero a condizione di assenza di precedenti penali. Quindi come vedete c'è un aumento, ovviamente c'è anche la richiesta, ad esempio da parte del ministro Chienge, di Chienge si chiama, sì, di estendere la cittadinanza italiana anche ad altri soggetti. Nel 2008 sono state concesse 53.000 nuove cittadinanze italiane, soprattutto a seguito di matrimoni. Nella maggior parte dei casi si tratta di donne straniere che sposano uomini italiani. Per cui l'aumento delle cittadinanze è soprattutto al femminile. I ritorni. Parliamo adesso. Parliamo dei ritorni. Parallelamente, l'Istat segnala anche un aumento degli immigrati che, dopo aver trascorso un periodo in Italia, decidono di tornare a casa. Quindi il più 33%, addirittura una percentuale notevole comunque di immigrati, può permettersi finalmente di ritornare a casa. E quindi decide di farlo, decide di ritornare a casa. Allora, sì? È sempre vissuto qua, no? Sì? Cioè, nel senso, i genitori sono dell'Ecuador, Sì? però lui è nato qua. Sì? E tipo, sono venuti qua perché là comunque erano senza soldi, no? E adesso tipo devono tornare perché qua sono senza soldi. Perché tipo ha detto che tipo, dato che non è italiano, i genitori non gli danno il lavoro. Genitori non gli danno lavoro. Discriminazione quando noi non diamo lavoro ad una persona, esatto, è questo che volevi dire. È esattamente razzismo, sì. Quindi è discriminazione e razzismo quando noi non diamo. Proviamo a pensare ad esempio ai greci o ai romani, loro erano razzisti sicuramente, perché c'erano gli schiavi presso di loro, cioè le persone che provenivano da altri paesi diventavano degli schiavi. Sì, assolutamente sì. Non ha una giustificazione scientifica, non esistono le razze. Tipo il colore è diverso per adattamento, ma adesso siamo Allora, stavamo parlando dei ritorni, quindi molte persone che ritornano.
In particolare, tra coloro che avevano ottenuto la cittadinanza, si sono cancellati dall'anagrafe oltre 27.000 cittadini stranieri. Avviene anche questo in Italia oggi, come oggi. C'è la crisi e persino gli immigrati non trovano lavoro. E quindi scoprono che, tutto sommato, non conviene più a loro rimanere in Italia perché non hanno lavoro, o cercano di andare in un altro paese europeo dove magari, o occidentale, dove possono trovare lavoro, oppure ritornano nel loro paese di origine perché tanto qui di lavoro non ce n'è. Anche questo è un problema. È un dato in aumento. Gli stranieri che ritornano nel loro paese sono in aumento rispetto al passato, ma nella norma rispetto al reale movimento emigratorio degli stranieri residenti, quindi una cosa abbastanza nella norma. Ecco, non leggiamo interamente questo articolo sulle classi straniere, ma sintetizziamo quello che viene scritto in questo articolo sulle classi straniere. Cioè, si discute molto sulla questione dei bambini stranieri nelle classi. C'è una legge, una norma che stabilisce che questi bambini stranieri... Attenzione! Quelli che non hanno cittadinanza italiana, quelli che hanno cittadinanza italiana non sono considerati bambini stranieri, che non dovrebbero superare il 30%, all'interno della classe. Questa sarebbe la regola. Ora, adesso vi racconto quello che si dice in questo articolo della Stampa, giornale torinese. La Stampa ha fatto un'indagine sulle scuole piemontesi. Le scuole piemontesi sono tra quelle che registrano un maggior numero di stranieri e quindi in percentuale arrivano, ad esempio, nell'asilo multietnico di Bei di San Salvario arrivano al 60%. Bene, dovete sapere che siccome comunque il comune ha attivato e ci sono stati degli incentivi particolari, addirittura anche gli italiani chiedono insistentemente di iscriversi a questo asilo, perché l'asilo, grazie alla collaborazione col Museo di Arte Contemporanea di Rivoli, realizza progetti di grande stimolo creativo, con tanto di performance artistiche all'aperto. Il boom delle iscrizioni è sotto gli occhi di tutti, quindi non è vero che gli italiani cercano solo di iscriversi nelle classi o nelle scuole dove il numero di stranieri è inferiore. Certo, ci sono delle difficoltà, certe volte ci sono anche delle fatiche, no? Ma certe volte la fatica può servire anche per migliorarci, per far crescere questa comunità, una comunità sociale, insieme. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.